Bene, anche sì. Questa mattina con il nostro Gilberto Trombetta. Gilberto, buongiorno. Buongiorno. Ciao Alessio, ciao Francesco e bentrovati a tutti gli ascoltatori. Buongiorno. Allora, caro Gilberto, oggi parliamo di un articolo, che sta anche girando a tua firma sul liberismo. Un titolo poi di questo articolo che diciamo mi sembra abbastanza diretto e andare verso una l'ho conclusione. Toccata piano. L'ha toccata esatto. Piano, sì, un titolo che dice ma vorrà dire e non vorrà dire, secondo me. Il liberismo uccide. Ecco, questo un po' ci ha girato intorno, esattamente. Ma il tutto che si inserisce, giusto per fare un cappello introduttivo, in un periodo in cui in Italia la vicenda politica si sta disegnando intorno al MES, al cosiddetto fondo salva stati. Il governo sembra che si stia spaccando. Insomma, è un po' c'è un legame anche con questo. Bravissimo. Vedrete che c'è un legame esatto. Diretto anche col MES, passando per la Grecia, ma insomma, tanto il discorso è quello, e quindi vedremo che c'è un legame diretto anche con l'attualità politica. Tra l'altro, questo è una raccolta di studi già usciti, ovviamente, cioè di studio vero, di mio non c'è niente, ho fatto una raccolta di studi usciti, tra l'altro molti su Lancet, diciamo una piccola rivista scientifica di poco conto, quindi difficilmente attaccabili, che sono tutti dati che riguardano la Grecia. Abbiamo preso spunto, comunque, sempre per restare sull'attualità, da un articolo uscito ieri in prima pagina sul Financial Times, un altro giornale di passaggio, come giornaletto, dire, comunque, certo. Proprio. Esattamente, che ci dava dei dati che riguardavano la mortalità delle donne al parto negli Stati Uniti, ed erano dati scioccanti, perché comunque parliamo di un paese avanzato, e viene fuori che insomma gli Stati Uniti hanno un tasso di mortalità per quanto riguarda appunto le gestanti che ha superato addirittura il dato russo, che è in crollo da anni, ed è 10 volte superiore a quello italiano. Quindi noi sappiamo ovviamente che negli Stati Uniti c'è un sistema sanitario assolutamente privato, con un sistema di assicurazioni, con tante clausole. Insomma, se non te lo puoi permettere, hai serie difficoltà a farti curare. Sì, ma proprio le cose basilari, signori, ti lasciano proprio abbandonato. E devo dire che da questo punto di vista la sanità italiana per il momento regge ancora a botta. Parlo di quella pubblica, ovviamente. Esatto, nonostante i tagli costanti da cui viene tutto il settore pubblico italiano, perché diciamo che dallo scoppio della crisi del 2009 ad oggi, anche scomponendo la spesa pubblica per comparti, no? Difesa, ordine pubblico, sanità, protezione sociale, affari economici, istruzione ed altro, c'è stato un crollo verticale di tutti i settori, escluse le prestazioni sociali, ma perché sono, lo dico in poche parole, sono aumentati i disoccupati, quindi è ovvio che aumentano le prestazioni sociali, no? Certo. E quindi, a parte quel piccolo dato, tra l'altro è un aumento che non compensa minimamente il crollo di tutti gli altri settori, in Italia la spesa pubblica è da più di 10 anni, in realtà sono più di 27 anni, che stiamo in avanzo primario, quindi che lo Stato spende meno di quanto incassa con le tasse. Gilberto, hai parlato del caso statunitense, abbiamo un caso molto più vicino a noi e possibilmente ancora più drammatico, e con dei dati che nel giro di pochissimi anni hanno visto appunto una curva verso l'alto spaventoso, e sto parlando nello specifico del caso della Grecia. Ci racconti cos'è successo? Sì, ma anche attraverso i numeri. È veramente drammatico, e perché ci ricolleghiamo all'attualità italiana? Tra l'altro, se avanzano pochi minuti, se volete, poi in chiusura lo facciamo una piccola parentesi sulle evoluzioni, su questa discussione molto accesa sulla riforma del MES e quali possono essere a questo punto gli scenari verosimili da qui a breve. Comunque sia, la Grecia, ci ricordiamo tutti che è stata particolarmente vittima della crisi dei cosiddetti debiti sovrani, scoppiata in Europa a causa della crisi della Lehman Brothers, scoppiata invece in America. La Grecia è stato uno dei primi stati a dover ricorrere al MES nella sua prima forma, quindi prima della riforma che si sta discutendo in questi giorni. Infatti il MES nacque proprio sulla scia della crisi dei debiti sovrani, per provare ad affrontarla, perché ovviamente l'Unione Europea e l'Eurozona non si erano dotati di strumenti per affrontare nessun tipo di crisi. Tenete conto che in tutto il resto del mondo tutte le crisi sono affrontate in un modo molto semplice, dalla banca centrale. Non se ne fa carico la banca centrale di un paese, che vada in crisi il sistema bancario le vengono salvate con soldi pubblici, se va in crisi lo Stato stesso figuriamoci se non interviene la banca centrale, cosa che nell'Unione Europea non esiste, non si può fare, la Germania non vuole, quindi ci dobbiamo inventare altri metodi per
salvare gli stati. La verità è che poi di tutti i miliardi di euro che anche noi italiani abbiamo messo per il fondo salva stati, per dare miliardi di euro alla Grecia, di tutti i miliardi andati alla Grecia, in realtà solo il 5% è andato al popolo greco e il 95% è andato a risarcire le banche tedesche e francesi che erano altamente esposte con lo Stato greco detenendo debiti pubblici della Grecia. È un po' quello che dicevamo l'altra volta, no? Che sembra come sarebbe come pagare un'assicurazione e al momento del danno non hai tutti quegli aiuti che hai versato praticamente. Esattamente, quindi la Grecia gli è stato fatto un prestito, quindi non è che gli sono stati regalati quei soldi, per salvare le banche tedesche e francesi, prestito che deve restituire, e in più gli sono stati esposti 14 memorandum dalla Troica con riforme, lacrime e sangue, abbiamo detto 27% di perdita del PIL. Ecco, però, al di là di tutti i dati economici che noi diamo sempre, la disoccupazione, i salari che scendono, però ci sono dati, questi hanno conseguenze sulla vita delle persone. Se tu tagli il sistema sanitario nazionale, che cosa può succedere? Che la gente non è che si ammala di più, ma che ha più fatica ad accedere alle cure. Diciamo che sono dati riscontrabili, esatto, sono dati riscontrabili nel tempo, non a breve termine. Ecco, poi i dati nel lungo termine, poi tra virgolette, assolutamente, diciamo che sono meno d'impatto, purtroppo, ma sono altrettanto gravi. E poi, ripeto, è relativo. Per esempio, i primi due anni subito dopo lo scoppio della crisi, quindi tra il 2008 e il 2010, la Grecia, ripeto, è stata colpita immediatamente, tra l'altro il MES è stato successivo e ha peggiorato la situazione, la mortalità dei primi mesi di vita dei bambini è aumentata del 43%. Mamma mia, ragazzi, tantissimo. Il numero di bimbi nati morti è aumentato del 20%. Questi sono dati che vengono da Lancet, da studi pubblicati su Lancet, la più importante rivista scientifica al mondo. Il numero di bambini nati sottopeso nello stesso lasso di tempo è cresciuto del 19%. Mamma mia. Questo solo per quanto riguarda i bambini e i tagli, soprattutto dovuti ovviamente alla disoccupazione, al taglio dei salari e al taglio nella sanità. Imposti sempre dall'Unione Europea, il taglio al bilancio dalla della Troica, sanità, quindi sì, dall'Unione fondo Europea monetario, e da quello che poi sarebbe diventato il MES. Non solo, nel 2012 ci sono stati 116.670 decessi in Grecia, è il numero più alto dal 1949. Fatevi un po' il conto di quanto è aumentata nel breve periodo, anche perché è chiaro che noi parliamo di lungo periodo andando a contare i decenni. Ma, sì, ma quello è un dato, anni, tra il 2008 e il 2012 si sono registrati questi incrementi, ripeto, clamorosi. Per quanto riguarda il numero dei decessi, gli individui più colpiti in questo caso sono stati gli anziani, con le fasce 80-84 anni e over 85, che hanno visto incrementi rispettivamente del 12,5 e del 24,3%. Cioè, come vedete, la crisi va a colpire le fasce più deboli, certo, i bambini e gli anziani. Perché l'accesso alle cure diventa più complicato. Io apro una parentesi ancora una volta sul Sud America e sul Cile, perché insomma, come sapete, ho contatti diretti con il Cile. Più di una persona mi ha raccontato che in questi ultimi mesi l'accesso alle cure, ovviamente quelle pubbliche ma anche a quelle private, in un momento di crisi così profonda, è diventato molto 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 più complicato. Questo ci fa capire come una crisi economica e politica così profonda possa toccare direttamente l'accesso alle cure, che insomma direi che è uno dei diritti fondamentali di una persona. Sì, primo diritto, dai. Tra l'altro, uno può pensare che magari la Grecia possa rappresentare un'infelice eccezione proprio perché è stata particolarmente colpita, anzi lo stato più colpito dalla crisi, poi sottoposto a 14 memorandum dalla Troica. Però se noi ci spostiamo, perché comunque il liberismo e l'austerità non sono stati implementati solo in alcuni paesi, cioè abbiamo detto negli ultimi 30-40 anni è stato il modello vigente un po' ovunque, infatti siamo partiti dagli Stati Uniti per arrivare alla Grecia, ma se ci spostiamo per esempio per rimanere in Europa ma fuori dall'Eurozona, quindi in un paese che è nell'Unione Europea ma senza l'euro, parliamo dell'Inghilterra, quindi un paese che economicamente sta meglio della Grecia da tanti punti di vista, e però anche là andiamo a vedere che tra il 2010 e il 2014 ci sono stati dei violentissimi tagli al sistema sanitario nazionale, in genere alla spesa pubblica, ma tenete conto che fino al 2010 ogni anno la spesa per il sistema sanitario nazionale inglese aumentava in media del 2,20%, parliamo di quota sul PIL inglese, quindi abbastanza direi. Dal 2010 in poi invece è stata tagliata dell'1,57% l'anno. Beh, in quel lasso di tempo si sono registrati 45.000 decessi in più
direttamente legabile alla difficoltà di accesso alla cura, come dite voi. Senti, ma c'è un nome per tutto questo? Tu li chiami omicidio economico? Sì, Gilberto. Non mi sarei mai permesso di coniare questo termine, che però reputo corretto. Uno dei due autori di questo studio inglese, intervistato dai giornali subito dopo la pubblicazione, ha detto che se non si inverte il trend, cioè se si continua a tagliare, nei cinque successivi anni ci sarebbero stati altri ulteriori 140.000 morti direttamente imputabili alle politiche di taglio al sistema sanitario nazionale. Dice, avendo la contezza di questo dimostrato scientificamente, se non si interviene, ma anche quelli già avvenuti, possono essere ritenuti omicidi economici. Beh, ci sono i termini, usiamoli. Io un'altra cosa ripeto sempre, e dopo daremo anche il link che trovate per l'articolo di Gilberto, dove documenta tra l'altro tutto quello che sta dicendo, la bibliografia. Gilberto non fa altro che andare a prendere tutti questi dati, analizzarli e riportarli a noi, e devo dire nella maniera migliore possibile, perché poi riesce a farci capire determinate cose, ma tutto quello che sta dicendo è riscontrabile. Ecco, questi sono dati che Gilberto studia e ci riporta. Questo è lo studio che si fa dietro queste nostre chiacchierate. Gilberto, a livello logico, com'è possibile risparmiare o addirittura tagliare in maniera così selvaggia e così verticale su un diritto fondamentale come quello dell'accesso alle cure? Come te lo spieghi, proprio così filosoficamente e logicamente parlando? Cioè, perché si va a tagliare lì, non da altre parti? E a questo punto, se ci sono, oppure se è una scelta obbligata magari, Gilberto? Beh, ci sono due ordini di motivi, di cui uno più evidente, più auto-evidente degli altri. In Italia, come dite voi, abbiamo ancora un ottimo sistema sanitario e tutto sommato ancora si aggrappa un po' alla Costituzione. In realtà la vera universalità di accesso alle cure già non è garantita. Pensate a tutti gli abitanti italiani, giovani o non, meno giovani, che sono costretti magari del sud Italia ad andarsi a curare nel nord Italia. Quello non è garantire l'universalità di accesso alle cure, anche perché se hai una malattia cronica e sei costretto a farlo per diverse volte l'anno, hai dei costi tali che per esempio perdi il lavoro. Mica penserete che tu stai fuori 4 mesi l'anno per curarti e un qualsiasi posto di lavoro te lo consente. Certo, certo. Questo per esempio. Sì, comunque dicevamo, perché essendo ancora pubblica ed essendo comunque un giro di miliardi anche nel pubblico, no? Cioè, difficilmente rinunci a curarti. Rinunci se proprio a difficoltà economiche su cose meno importanti, magari il dentista, la visita oculistica. Però cioè, guarda, ti ripeto, questo di morte, chiunque li trova i soldi, quindi è quello uno dei motivi per cui si taglia, perché ci sono dei dati, io adesso non li ho portati qua in questo contesto, ma bene o male li conosco perché li ho trattati per anni. Tenete conto che ci sta un legame diretto, una correlazione, una causazione tra i tagli orizzontali in Italia al sistema sanitario nazionale degli ultimi 20 anni e l'aumento dei profitti della sanità privata, perché non solo ovviamente rende più difficile l'accesso alle cure, come lo rende difficile l'accesso alle cure? Aumentando le liste di attesa, no? Certo. Se tu chiudi ospedali, non assumi medici, non hai infermieri, vuol dire che per un appuntamento medico magari te lo danno a 2 anni. Non è un'urgenza e non stai morendo, però non è bello sentirsi dare un appuntamento a 2 anni, un po' d'ansia viene comunque se è una visita di controllo. Che fai? Ti rivolgi al privato? Per forza! Tra l'altro bisogna anche dire che con questi super ticket, perché c'è il ticket che paghiamo in tutta la nazione, no, per l'accesso alle cure, che è moderatamente basso, ma non ci dovrebbe essere, se l'accesso è gratuito e universale non ci dovrebbe essere neanche il ticket, però in più ogni regione, siccome la sanità è gestita a livello regionale, ha il diritto di mettere un super ticket. C'è un costo ulteriore che determina lei. In alcune regioni il costo di ticket e super ticket abbinato fa sì che la prestazione clinica sia più cara che quella offerta da un privato. E quindi ti conviene andare dal privato, così aspetti pure di meno. Anche se ti devo dire una cosa, abbiamo detto prima, è chiaro che sulle cure mediche uno non va a risparmio. Anche se ti dico che da un recente sondaggio, se proprio di Istat, adesso non ricordo bene, magari Gilberto ti dico potrebbe essere un argomento futuribile, che gli italiani a volte vanno proprio a risparmiare sui medicinali.
Forse mi sono spiegato male. Sul dentista, certo, come no, sul sanità lo fa ogni anno ed è interessantissimo, ha tanti dati anche scorporati per regione. È vero, gli italiani dallo scoppio della crisi hanno rinunciato molto a curarsi. Quello che intendevo dire è che rinunciano, ovviamente, come dicevo io, più a prestazioni. È ovvio che è comunque un male rinunciare alle cure, però si rinuncia alle cure più blande. Sì, è comunque una cosa non degna di un paese civile. Assolutamente, quindi, perché poi alla lunga. Alla lunga è un problema. No, dico, alla lunga poi è un problema rinunciare anche alle cure basilari. Ovviamente, no? Certo, magari diminuisce sul lungo periodo l'aspettativa di vita. Assolutamente. No? Che è particolarmente lunga, ma magari cala. Cosa che in Italia è successa per 2 anni, dopo i tagli e la cura Monti, per 2 anni è calata per la prima volta dal dopoguerra l'aspettativa di vita. Comunque, tra l'altro, un altro piccolo dettaglio, e proseguiamo con il resto dei dati, non solo, come dicevi giustamente te, una buona parte di italiani ha cominciato a rinunciare alle cure, quelle più blande, ma quelli che non potevano rinunciare perché le cure non erano blande e stavano in crisi, hanno cominciato a indebitarsi per curarsi, addirittura qualcuno a vendere casa. Anche questi sono dati che non si vedevano in Italia, non è normale. Non per una sono di un paese civile. Sì, esattamente. Tra l'altro, fino ad oggi, ai morti collegabili alle politiche liberali e all'austerità, soprattutto legate, come dire, ai tagli al sistema sanitario nazionale, no? Ma guardate che non c'è solo questo, sempre rimanendo alla Grecia, poi abbiamo fatto anche l'esempio dell'Inghilterra col sistema sanitario nazionale, ma vi ricordate che a luglio, tra il 23 e il 26 luglio del 2018, ci fu quella serie di grandissimi incendi in Grecia, nell'Attica? Sì, certo, sì, come no. 3 giorni di incendi, 102 morti, ragazzi, Dici, vabbè, ma che c'entra? Perché adesso mo ci dici... Perché, vi ricordate i 14 programmi d'austerità che avevamo citato prima, no? Che l'hanno imposto alla Grecia? Sì. Beh, proprio nell'ultimo pacchetto, il 14°, erano compresi i tagli al Ministero della Protezione Civile, dal quale dipendono i vigili del fuoco della Grecia. L'area della sorveglianza antincendio ha subito tagli per 34 milioni di euro tra personale e mezzi antincendio. Gilberto, non c'erano i mezzi per intervenire, non c'erano i pompieri. Quei 102 morti sono morti d'austerità. Gilberto, io ho una domanda, studiando questi dati, questi numeri, c'è qualcosa a cui possiamo appigliarci per avere un pensiero anche positivo rispetto al futuro? Perché abbiamo capito che non è che questo stato di cose cambierà, non ci sono politiche differenti in merito a quello che è un programma di austerità, non c'è un'alternativa da quello che riusciamo a capire, se non poi le singole nazioni che magari cercano di avere un po' più di autonomia, e qui magari arriviamo al sovranismo, quello che ci piace, quello positivo di cui parliamo spesso con quello te. Quello costituzionale, esattamente. Per me la speranza dell'Italia c'è quella, una speranza, ragazzi. Gilberto, ma a livello di numeri ti chiedo proprio che ci possa far capire che c'è in fondo al tunnel una luce, qualcosa? Allora, ad oggi, cioè, data la situazione attuale, no, perché ragazzi, noi abbiamo problemi simili, pure oggi noi siamo sempre andati all'estero, ma non voglio sommergervi di dati o di cose troppo tristi, però due cose sull'Italia ve le voglio dire perché secondo me sono importanti e magari non tutte le sanno o se le ricordano. L'Istat dal 2010, purtroppissimo, non conta più i suicidi dovuti alla crisi. Ufficialmente dice perché è difficile attribuire il suicidio per tipologia, ma fino al 2010 l'aveva sempre fatto, anche perché ci sono i metodi, in realtà non è che sia particolarmente difficile, salvo rari casi, capire la causa di un suicidio. L'Istat ha smesso di contarli, però altre associazioni no. Dal 2012 a oggi sì, potrebbero essere più di 900, quasi 1000 i suicidi dovuti solo alla crisi, ma sono imprenditori, sono disoccupati, sono lavoratori. I rider che muoiono investiti a 52 anni quando di notte vanno in bicicletta a consegnare una cazzo di pizza a 1 euro, quelli non sono morti d'austerità. Assolutamente. Scusate, i 43 morti del ponte Morandi, in Italia, un ponte che tutti sapevano sarebbe crollato, poi ogni volta vengono fuori memorandum, verifiche diverse, avevano anche ingannato sui controlli, ma quelli non sono morti di austerità. Guardate che l'ha detto il CNR in uno studio dopo il crollo, Cosa passata così? Sì. Austerità e negligenza, ovviamente. Beh, sì, diciamo, però una cosa chiama l'altra. Certo. Verosimilmente. Sì, era chiaro. Una cosa chiama l'altra. Quindi le speranze per il futuro, le speranze le dobbiamo avere per due motivi, perché storicamente siamo una popolazione resiliente.
abbiamo le capacità di uscire, siamo usciti fuori da due guerre mondiali. Anche piuttosto, non voglio dire bene, però per come erano andate. Non vinte, dici, sai, usci fuori da due guerre mondiali vinte. Ma la prima l'hai vinta perché gli altri hanno perso, ecco, mettiamola sì, così. Sì, però diciamo che quella... la seconda l'hai perso, sei stato occupato dagli americani e dalla NATO, da quel momento non se ne sono più andati e sei sempre stata a sovranità limitata. Esatto. Però poi ripeto, pure quel po' che ci eravamo tenuti l'abbiamo buttata alle ortiche, per non dire altro, entrando nell'Unione Europea e poi nell'euro. E se volete chiudiamo con una piccola parentesi sul MES, come quello no, che è successo. Come no. Allora, ieri c'è stata la tanto attesa audizione di Conte in Senato. Le reazioni sono state molteplici. Io non, poi la parte politica mi interessa relativamente, ma comunque secondo me non ne è uscito benissimo, perché ripeto, il discorso non è tanto la firma, che si sa che la firma non c'è perché gli accordi sono verbali in sede europea. Il problema, come ha detto lo stesso Gualtieri, e tra l'altro Conte è stato anche un po' sfortunato perché mentre faceva la sua arringa difensiva è uscita la dichiarazione dell'Eurogruppo europeo che ha detto: guardate che l'accordo è già chiuso, non so di cosa stiate parlando. Benissimo. Molto bene. Benissimo. Sì, ripeto, non c'è una firma, ma non c'è la firma sugli accordi, c'è un accordo verbale fatto nelle stanze segrete dell'Eurogruppo. Ah, tra l'altro è venuto fuori che i parlamentari italiani, quei pochi che l'avevano chiesto, hanno potuto consultare il testo solo per due ore, senza fare foto, senza poter prendere appunti, e con uno che li sorvegliava col fiato sul collo. Non vi ricorda qualcosa? Guardate che c'era un documento che in fase di trattativa poteva essere consultato soltanto con queste curiosissime modalità. Ad esempio? Il TTTP. Che sarebbe? Era il trattato, quello che poi per fortuna non è passato, transatlantico di scambio globale tra Stati Uniti e Europa, che avrebbe permesso per esempio alle carni OGM sotto costo e trattate americane di invadere il mercato europeo. Mercato, il mega Mamma trattato mia, di libero paura. Scambio, ci sono state tante manifestazioni contro il TTTP. Comunque sia, quando c'erano le trattative in corso, i parlamentari europei o dei singoli paesi potevano accedere alla documentazione solo con questa modalità, lo potevano leggere solo per due ore, erano 600 pagine scritte in inglese di trattato tecnico, eh? Pensate che cosa potevi capire, anche conoscendo bene l'inglese, non potevi prendere appunto e non potevi fare foto, e c'era uno accanto a te che controllava che non facessi queste... Ma secondo voi è normale condurre una trattativa con queste modalità? Ma diciamo, ma sicuramente non è questa. Esattamente, non è né democratico tantomeno politico, diciamo, sì, è qualcosa di scelta, di sovranazionale, sovrapolitico. Lo scenario peggiore è che Conte venga costretto a dimettersi con una crisi di governo, perché in teoria tra qualche giorno si dovrebbe votare in Parlamento la ratifica o meno di questa riforma del MES. Questo è il quadro, tra virgolette, peggiore, nel senso, tra virgolette, no, che porterebbe a una crisi di governo e quindi da qui a breve a nuove elezioni. L'altro quadro che non porta a una crisi di governo può essere quello che ci si aggrappa alla formulazione che comunque è stata scritta, che la ratifica della riforma del MES andava a braccetto con la logica di pacchetto, cioè col completamento dell'unione bancaria, che non è pronta. Quindi uno potrebbe serenamente dire, senza scatenare una crisi: guardate che là c'è scritto che si deve approvare tutto insieme, l'unione bancaria sta ancora in alto mare, carissimi amici, ne riparliamo tra sei mesi, un anno, due anni, quando è pronto tutto il pacchetto. E intanto magari anche il tempo di riaprire un negoziato sulla riforma del MES. Gilberto, proprio per chiudere molto rapidamente, le opposizioni possono definirsi tali, ossia i vari Salvini, Meloni, possono dire: noi non sapevamo, noi ci siamo sempre opposti? Beh, è un po' diverso il discorso tra Fratelli d'Italia e Lega. Fratelli d'Italia lo può dire un po' più della Lega, per, semplicemente per il fatto che non stava direttamente al governo. Certo. No? Tra l'altro, come la Lega, Fratelli d'Italia anche nel 2012 hanno votato contro il MES, quindi hanno questo piccolo coccarda dal mio punto di vista. Poi non sono la mia parte, però glielo devo riconoscere, votarono entrambi contro il primo MES, che quindi gli va dato atto, questo non so se per fortuna o se avevano capito veramente. Questa è l'accusa che si stanno facendo reciprocamente gli ex alleati di governo, in realtà non tanto 5 Stelle e Lega, quanto più che altro Lega e Conte. E io non so dov'è la verità, onestamente. È vero che le trattative le portavano avanti in sede all'Eurogruppo, questo lo so per certo perché è risaputo, vi ripeto, l'Eurogruppo ci vanno solo i ministri delle finanze, dell'economia, non ci sono verbali e c'è la segretezza, cioè hanno l'obbligo di non far vedere i documenti prodotti in quella sede neanche ai parlamentari del loro governo. Che è surreale questa cosa. Eh sì, abbastanza. Quindi, surreale. In teoria sicuramente avranno parlato diverse volte a voce Salvini Conte, Salvini Tria. Poi bisogna vedere chi ha detto cosa. Se Tria e Conte gli dovessero aver detto, come sostiene Salvini: no, tutto a posto, ci stiamo opponendo, o comunque la cosa non sta andando avanti,
e poi non è stato così, avrebbe ragione Salvini. Viceversa, Salvini ovviamente adesso sta sfruttando a suo vantaggio una cosa che racconta in modo diverso di come è andata, ma io onestamente non ho gli elementi per poter dire una cosa più che l'altra. Certo, le trattative non sono particolarmente chiare e non lo sono mai state. E comunque, se Salvini poteva star zitto quando stava al governo perché magari era sotto ricatto, che ne so, perché c'era in guarda caso in approvazione la manovra ed eri sotto scacco per una possibile manovra di infrazione, per esempio Fratelli d'Italia non ce l'aveva questo obbligo di star zitta perché stava al governo. Cioè, secondo me è passato davvero un po' sopra la testa di tutti, che da un lato è una giustificazione ma dall'altro è un aggravante, sia per quanto riguarda la non democraticità dei processi europei, però anche un po' di una classe politica che è un po' più reattiva e sveglia. Io ripeto, anche nella migliore delle ipotesi, però questa polemica doveva scoppiare 6 mesi fa, è un po' in ritardo, meglio tardi che mai, però è un po' in ritardo. Gilberto Trombetta, noi ci risentiamo la settimana prossima, i nostri ascoltatori potranno risentire il tuo interessantissimo, come sempre, intervento tramite i nostri canali e il nostro podcast. Insomma, per il momento ti ringraziamo, sei stato perfetto come al solito. Grazie Gilberto. È stato un piacere, buon lavoro e alla prossima. Un abbraccio. Ciao, grazie. Ciao. A Gilberto Trombetta, e devo dire ce la fa sempre prendere bene, benissimo.